Radio Base. Ci rincontriamo al Gifoni Film Festival con Ingenio Straffi. Come sta andando questo Gifoni quest'anno? Sta andando benissimo, perché ho già fatto un workshop pieno di ragazzi diciottenni e ventenni appassionati dei nostri cartoni, sono cresciuti con loro e hanno rappresentato qualcosa di importante, ma soprattutto li hanno ispirati a voler entrare nel mondo della produzione cinematografica e televisiva, e per me questo è un grande orgoglio, aver ispirato dei ragazzi a voler fare, a voler raccontare anche loro delle loro storie. Le Winx hanno avuto un successo globale, non mondiale ma globale. Dove ha preso l'ispirazione per creare i personaggi? Come nascono le Winx? Le Winx nascono in un momento in cui tutto il mondo dell'intrattenimento era dominato dai personaggi maschili, dai supereroi della Marvel ai vari Pokémon, Digimon, Dragon Ball, degli eroi giapponesi, e quindi mi sembrava giusto portare l'attenzione sul potere femminile, chiamiamolo così, che ora è molto più diffuso ma all'epoca non c'era, e quindi creare un mondo in cui delle ragazze rappresentassero il bene, le fate, anche se dovevano imparare a combattere e a conoscere i propri poteri, contrapposte alle streghe che rappresentano un po' i difetti, il male della nostra società, con l'egoismo e la prevaricazione degli altri e la disonestà eccetera, che anch'esse però dovevano diventare sempre più cattive grazie ai corsi a Torre Nuvola. E tutto questo rimetteva al centro il mondo femminile, in cui i maschi sono un po' da contorno, come è stato detto nel workshop, quasi dei valletti, e questo era veramente qualcosa di molto innovativo che il pubblico di tutto il mondo ha potuto cogliere. Quali sono i progetti futuri? Beh, futuri ne abbiamo tanti, oltre ai Gormiti che presentiamo questa sera. Il 22 di agosto debutta su Netflix una serie original nuovissima, Mermaid Magic, in cui abbiamo esplorato il mondo di Atlantide, il mondo delle sirene, dei tritoni e tutta la mitologia legata a questi, che però vengono a contatto con dei ragazzi umani e si crea un interscambio interessante tra di loro e i nostri terrestri. Io la ringrazio e chiedo un saluto agli amici di Radio Base. Amici di Radio Base, grazie di essere stati sempre dei fedeli ascoltatori di questa radio, ma soprattutto per aver guardato i nostri cartoni, che speriamo, i nostri prodotti, i nostri programmi, i nostri film, che speriamo continuino a divertirvi anche in futuro. Ciao a tutti. Radio Base.